Ah, poracci, bei tempi, quelli in cui Rockstar riusciva ancora a non prendersi troppo sul serio. Ci credete che questa roba è una sorta di predecessore spirituale di Red Dead Redemption? Pazzesco. Alex è stato il più rapido di tutti a riconoscere Red Dead Revolver, mentre la risposta sbagliata per eccellenza non può che essere il buono, il rutto e il cattivo. Un grande omaggio agli spaghetti western, eppure alla fase digestiva. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ad avere un intro sempre diversa. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, con un sacco di news, rumor e leak a tema Nintendo e non solo. C'è veramente pochissimo tempo da perdere, quindi prima di iniziare, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, iniziamo con una storia che di sicuro scalderà il vostro altrimenti glaciale cuore da gamers. Le cose iniziano finalmente a girare per il verso giusto per Cyberpunk 2077. Il gioco, tristemente noto per il suo lancio disastroso, sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, perché nonostante il mare di controversie che hanno accompagnato Cyberpunk 2077 sin dal suo lancio nel 2020, CD Projekt Red non ha mai smesso di lavorare attivamente per aggiustare le cose. Ci è voluto tempo e non tutti i passi sono stati fatti nella giusta direzione, ma ora lo sforzo dell'azienda di consegnare al proprio pubblico quello che era stato promesso in partenza inizia a dare i suoi frutti. È stato comunicato ufficialmente che il gioco questa settimana ha attirato una media giornaliera di 1 milione di giocatori, sia di ritorno che nuovi a tutti gli effetti. Indice che le migliorie introdotte con la patch 1.6 hanno saputo lasciare il segno. Era da gennaio 2021 che il gioco non raggiungeva così tanti utenti contemporanei su Steam e inoltre anche la serie animata su Netflix, Edgerunners, ha raccolto tanti consensi, sia da critica che dal pubblico. Voi vi siete riavvicinati al mondo di Cyberpunk e a Night City? Invece a subire l'ennesimo rallentamento è Dying Light 2, un altro progetto che è rimasto schiacciato dalle ambizioni dei suoi sviluppatori. Bloody Ties, il primo DLC pensato per espandere l'avventura base, verrà ritardato ulteriormente di un mese. Previsto inizialmente per giugno, poi spostato a metà ottobre, ora è stato confermato che il DLC arriverà a novembre. Il motivo? Beh, ovviamente problemi di ottimizzazione e il team ha preferito prendersi qualche settimana in più per finalizzare gli ultimi ritocchi. Devo ancora provare Dying Light 2, però mi sembra che il titolo sia stato largamente ignorato dal grande pubblico, un vero peccato. Invece, nell'indifferenza generale, esce oggi il secondo DLC gratuito di Mario Strikers Battle League Football. Entrano a far parte dei personaggi disponibili Diddy Kong e Pauline, ma il discorso rimane sempre lo stesso. Servono modalità aggiuntive e una riscrittura dell'online. Dubito fortemente che chi si è dimenticato del titolo tornerà a giocare a Battle League con degli update così superficiali. E per chiudere, tra la marea di remake in lavorazione, non dimentichiamoci che Ubisoft è al lavoro sul reboot di Splinter Cell. Un utente ha fatto notare come la compagnia abbia pubblicato un'offerta di lavoro in cerca di uno sceneggiatore da inserire all'interno del progetto per riscrivere la storia di Splinter Cell ed aggiornarla così per incontrare la sensibilità di un pubblico moderno. Chissà questo cosa significa, perché non so se vi ricordate la trama dell'esordio di Sam Fisher, ma era incentrata su un intrigo di potere che coinvolgeva gli Stati Uniti, un colpo di stato in Georgia e anche gli Spetsnaz. Quindi o Ubisoft sceglie di rendere tutto più aderente alla realtà di questi giorni, e la mossa più coraggiosa sarebbe quella di spostare il conflitto direttamente in Ucraina, altrimenti possono cambiare completamente la trama, ambientando il tutto, non lo so, in Sud America. Se non si fosse capito, sto sparando a caso, ma secondo voi Ubisoft rimaneggerà pesantemente la trama di questo storico stealth game? Ma bene, passiamo alle notizie del giorno. Non so se ve ne siete accorti, ma sono uscite le anteprime di Mario Rabbids Sparks of Hope. Non ne parla nessuno. Più o meno tutto il mondo è stato invitato a provare in anteprima il titolo, tranne ovviamente il canale più poraccio di tutti. E se non volete stare a passare in rassegna i video usciti, vi faccio un breve riassunto di tutti i punti che sono emersi da queste prove, ovviamente evitando qualsiasi tipo di spoiler. Influencer e stampa specializzata hanno potuto provare le prime 3 ore di gioco ed hanno avuto accesso al prologo dell'avventura e anche ai primi 2 mondi, su un totale di 5.
Ora, la cosa che più mi incuriosisce è che senza dubbio si tratta di un titolo che prova a spingere oltre il limite tutti gli aspetti vincenti del primo capitolo, e non mi riferisco solo al gameplay. In molti hanno fatto notare come l'esplorazione abbia ora un ruolo molto più significativo nell'economia dell'avventura, e non si tratta più di attraversamenti lineari tra un combattimento e l'altro. No, ora i livelli sono delle open zone mediamente vaste, esplorabili liberamente, ricche di punti di interesse e quest secondarie. Un'ottima notizia! Speriamo solo che Sparks of Hope non soffra degli stessi problemi tipici degli open world Ubisoft. Speriamo insomma non abbiano strafatto. Anche la trama sembra aver ricevuto una maggiore attenzione, per quanto poi immagino il tutto si ridurrà a quanto siate in grado di apprezzare l'umorismo demenziale dei Rabbids. Ma in generale si nota un'attenzione alla regia delle cutscene che, insieme a una presentazione grafica strabiliante, rende Sparks of Hope forse uno dei titoli più visivamente intriganti approdati su Switch. Poi il combattimento l'abbiamo già visto, è stato riscritto per accogliere delle istanze action senza però tradire il suo cuore tattico. Se da una parte spariscono le griglie di movimento, dall'altro i turni rimangono il cuore pulsante delle battaglie. Super interessante poi l'utilizzo dei Luma per cambiare perk e abilità dei membri della squadra, un sistema che garantirà una quantità ragguardevole di configurazioni del proprio team nonostante il roster un po' ristretto. Non penso ci sia altro da aggiungere sul gioco. Visivamente impressionante, il gameplay sembra un perfezionamento di quanto già visto e in sostanza ci troviamo di fronte a un Kingdom Battle sotto steroidi. Manca meno di un mese e direi che a questo punto possiamo anche smettere di parlarne. Per me si tratta di un acquisto da fare a occhi chiusi e anche uno dei probabili contendenti al GOTY 2022. E proprio mentre scrivevo il testo di questo video è arrivata una bomba relativa al film di Super Mario. Abbiamo il primo trailer? Beh, piacerebbe! In realtà c'è da attendere ancora un bel po', ma direttamente dal Comic Con arriva un doppio annuncio che porta con sé due notizie fondamentali. Il prossimo 6 ottobre, alle ore 22 italiane, verrà pubblicato il primo teaser trailer del film di Super Mario Bros., che ora ha anche una data. Uscirà nei cinema americani il 7 aprile 2023. Quindi cosa dobbiamo aspettarci fra due settimane? Beh, poco, ma quantomeno mi aspetto di vedere brevemente Mario in azione, sentire la voce di Chris Pratt per la prima volta e magari anche il logo definitivo del film. Voi che aspettative avete? E chiudiamo tornando a parlare dei rumor relativi a quella che potrebbe essere la Switch 2, la Switch Pro, la New Nintendo Switch o nessuna di tutte queste cose. Infatti questa notizia non è freschissima, ma ho aspettato un po' per parlarvene perché volevo essere sicuro che non emergessero ulteriori dettagli, magari conferme o smentite. Infatti la realtà è complessa e tanti hanno riportato la notizia in modo molto confuso. Io, nel limite delle mie possibilità, cercherò di spiegarvi al meglio quello che è successo. E un ottimo punto di partenza è questo thread su Reddit. Qui infatti sono riassunte tutte le informazioni relative a questo leak di Nvidia. Non si sa bene come, non si sa bene perché, ma un dipendente Nvidia avrebbe confermato l'esistenza del System on Chip Tegra 239, ora supportato attivamente dall'azienda. Un nome che non dovrebbe suonarvi nuovo se siete poracci di vecchia data. Già dall'anno scorso parlavamo di questo T239 che, secondo il leaker Copyte, era un prototipo di una versione modificata del T234 Orin, ovvero il cuore pulsante della Switch, che sarebbe stato usato come base su cui costruire l'architettura della nuova console Nintendo. Quindi questo System on Chip Tegra esiste e ne possiamo dedurre alcune caratteristiche, incrociando anche i precedenti leak. La piattaforma sarà dotata di una CPU a 8 core, probabilmente basata sul chip ARM Cortex A78. Avrà una GPU di ultima generazione in grado di supportare alcune funzioni Lovelace, proprie delle ultime schede video Nvidia, e probabilmente sarà in grado di avvalersi di tecnologie come il DLSS 2.2 e il Ray Tracing. Questo significa che la console, secondo il parere di molti, potrebbe riuscire a ottenere performance invidiabili per una portatile e raggiungere anche il 4K in modalità docked tramite l'utilizzo del DLSS. Si parla di una macchina paragonabile alla potenza della PS4 base, leggermente più potente di una Steam Deck, ma ovviamente ben distante dalle capacità della next gen. Non dobbiamo però farci sfuggire il dettaglio più importante di tutti. In questo leak non c'è alcun riferimento alle piattaforme Nintendo, quindi per quanto il chip molto probabilmente esiste ed è intenzionato
di Nvidia, sfruttarlo in qualche device, non possiamo dare per certo che questi apparecchi siano legati a Nintendo. Potrebbe trattarsi per ora anche di una seconda generazione degli Nvidia Shields. Quindi, per ora non abbiamo nessuna certezza o ufficialità, se non che la partnership tra le due N potrebbe dare vita a un device ben più interessante di una semplice revisione Pro di Switch. Ma esiste? Se esiste, quando la vedremo? Questo purtroppo non può dirlo ancora nessuno. Voi cosa ne pensate? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo, sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pro Michele Leak. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Non ne parla nessuno, giusto così. Non è così. Parla nessuno. Giusto, parla nessuno. No, no, no.